Tony Morgan, non c'è soltanto cinema, ma c'è anche insegnamento, perché si cerca di insegnare ai più giovani questa meravigliosa arte che è quella del cinema, giusto? Sì, sono stato a Partenico, ospite di una scuola di recitazione, canto, la cui c'è Elisa Campitelli, ha veramente una scuola pazzesca degli ragazzi. Beh, parlare ai ragazzi non è una cosa molto facile. Io ho parlato a loro, gli ho detto che semplicemente che per arrivare a dei risultati nella vita bisogna essere sereni, sereni dentro, avere un rapporto di grande legalità, ma soprattutto di rispetto verso il prossimo. La megalomania non serve, serve l'umiltà e soprattutto la bravura, la determinazione, di quello di non abbattersi mai, anche ai primi no. Te lo dice uno che quando ho iniziato la carriera sentivo dire sempre faremo sapere, io dicevo sempre vabbè, oggi mi dici no, domani mi dirai sì. Devo dire che i ragazzi c'erano molto attenti, veramente, forse l'esperienza, quello che è, e vedere anche i genitori che erano veramente soddisfatti, il fatto che io proprio parlavo ai ragazzi, ho detto che veramente per affrontare qualsiasi cosa nella vita, e puoi diventare attore, regista, giornalista, puoi diventare qualsiasi cosa nella vita, basta che tu hai il carisma, la determinazione e la serenità, è un bel rapporto con i genitori, poi puoi affrontare il mondo. Ecco, qui parliamo di un attore che ha 50 anni di carriera alle spalle, ma nonostante questo non si ferma, è appena finito di girare l'ultimo film. Sì, un film scritto da Tony Morgan, sempre così, è prodotto da Alessandro Ceccaiuli e siamo anche i co-registi di questo film. Un film molto importante, parliamo dei giovani, parliamo dei giovani col rapporto con il cellulare. Questi ragazzi che veramente si isolano, ma soprattutto non socializzano, cioè, tra loro. Questo film, non voglio andare nei particolari, è veramente, veramente un pugno allo stomaco. Questo film, ci sarà un'interrogazione parlamentare all'interno della famiglia, dove i genitori si interrogano sui figli e i figli si interrogano sui genitori. Io dico sempre ai genitori, bisogna comunicare, non regalare un cellulare ai figli, ma comunicare di più, andare a mangiare con una pizza, perché i figli ci chiedono questo, nonne, a volte è meglio guadagnare qualche soldino in meno e avere un rapporto con i figli. Bene, questo film vuole essere veramente uno spaccato della nostra società, anche se non abbiamo scoperto l'acqua calda, è un che vediamo tutti i giorni, senza cellulare non possiamo vivere. Oggi, una volta si andava a cena con una ragazza, si teneva la mano, oggi invece si tiene il cellulare, si esce se il cellulare, magari ho visto 10-12 ragazzi insieme e non nessuno comunicava, c'era un silenzio allucinante, tutti stavano comunicando e chattavano. Ho scoperto che ci sono dei figli che chattano con le proprie genitori per portargli nella stanza il caffè, il panino, la cosa lì. Bene, questo vuole essere uno spaccato, però in questo film ci sono anche dei momenti di grande tenerezza, di grande bellezza, il fatto che un ragazzo vede una ragazza che va a sedersi al tavolo degli amici, dove non riesce ad entrare perché sono tutti messi male questi ragazzi della scuola, e questo ragazzo gli poggia, c'è la sedia, e nasce una storia d'amore che è molto bella. Quello che noi normalmente eravamo, chissà se torniamo ancora. E nonostante aver finito di girare, adesso sei già pronto per il prossimo. Sì, di che si tratta? Sì, ma guarda, se mi fermo sono perduto. Diceva un mio amico, dico no, non ci possiamo fermare, io la notte scrivo i miei soggetti, sceneggiature, le cose. È un film politico, questo è un film politico, un film importante, un film dove c'è uno spaccato in un paese dove non c'è nessuno, c'è questo sindaco da solo perché sta abbandonato da tutti, proprio perché una politica sciagurata, voglio dire, non voglio entrare nel tema della politica e della cosa, però questo è un film veramente che rispecchia, ma soprattutto è molto umano, molto umano, molto sentito, è un film che stiamo per iniziare questa avventura straordinaria, come tutti i miei film che sono sociali, 8 euro, Soli, Coraggio, Il giornalista, Il papà della miss, La panchina, Bacio, l'ultimo che abbiamo girato, anche questo avendo grande risonanza, proprio io affronto
appunto questi temi, questi suoi problemi. Ora aspetto la mia amica Emilia, che ci dobbiamo incontrare per decidere definitivamente come e quando inizieremo le riprese, come e quando inizieremo i provini. E ancora una volta, caro Antonio, daremo la possibilità veramente ai nostri giovani di prendere parte a questo film. Finito tutto questo, spero, anzi sono convinto, testardo come sono io, che nel 2024 finisca veramente questo film, che ho voglia di emozioni a tormina, ma quello ne parleremo poi un'altra volta.